settimana. Ciao Gio, finalmente ti vedo in questa serata. Siamo insieme. Veramente. Anche perché adesso parliamo di amicizia. Ti presento una mia amica, molto tenera e molto intima. Come si chiama? Lei è Antonietta la Terza. Benvenuta Antonietta. La dimostrazione che una donna può superare qualsiasi barriera nella vita e nella musica. È vero Antonietta? Sì, è vero, è vero. È possibile. È possibile realizzare i propri sogni, anzi forse i sogni più impossibili forse sono quelli più facili da realizzare. Nel senso che per me fare una vita normale è quasi impossibile. E invece fare delle cose stupende come cantare è molto più facile. E quindi... Missione impossibile vivere sembra quasi certe volte, c'è grande difficoltà. Simona, sì, sei con è vero. Noi, dai, tu sì, vuoi sì, andare. Ma io volevo salutare Antonietta, peraltro spero racconti, ha una storia straordinaria da raccontare. Sì, lei è un'avventuriera. È un'avventuriera e può veramente far capire come veramente i sogni si possono realizzare. Ecco, come hai detto tu, scavalcando qualunque barriera. Vi lascio sole, complimenti e un applauso. Grazie. Ad Antonietta la Terza. Grazie. Simona diceva giustamente, è una grande avventuriera, l'avventuriera della vita, quindi la vita come ricerca, ma anche, diciamo, superare qualsiasi barriera. Tu hai fatto un'avventura speciale in aria, il volo, hai sconfitto tante paure. Sì, mi sono lanciata col paracadute a 3500 metri, una cosa incredibile, e appunto per dimostrare che per me è difficile camminare, ma è molto più facile volare, non è impossibile volare, anzi, ma soprattutto volare con la fantasia, con l'immaginazione, suscitare emozioni e nuove fantasie nelle persone. Questo penso che è un sogno che sto cercando di realizzare e che tu anche mi hai aiutato a realizzare. Senti, la donna è quindi una grande sensibilità, ma quali sono gli ostacoli maggiori che si incontrano nella vita? Ma per una donna, ma forse essere se stesse, essere autentiche, essere amate per quello che si è. Tu che hai cantato la musica al femminile, un mondo, una visione femminile particolare, tu che canti Donne a Marrakech, questa canzone meravigliosa, cosa parla? Ma parla della realtà delle donne bio, delle donne brune a Marrakech, tutte le donne diverse, chi porta i jeans, chi porta il chador, però tutte le donne hanno in comune qualcosa oggi, la voglia di tenerezza e la voglia di avventura. Quindi siamo delle donne nuove, donne rivolte verso il futuro, e quindi cerchiamo di esprimere questa nuova realtà, questa nuova energia, appunto per incontrarci in un mondo sicuramente migliore, più positivo, come stiamo cercando di fare stasera. Donne che volano e quindi donne che vanno velocemente verso il 2000. Con Antonietta la Terza, Donne a Marrakech. Grazie.